Atalanta in un ruolo non tuo per quasi tutti i 90 minuti. Il tuo commento oltretutto ha portato anche bene, perché la Samba esce dal campo, da uno dei campi più difficili della prima divisione, con un punto preziosissimo. Siamo ancora ansiosi rispetto alle ultime partite, eravamo convinti di venire qua, di far bene. Eravamo consapevoli che stavamo migliorando partita dopo partita e quindi eravamo molto fiduciosi anche prima della partita. Abbiamo incontrato la squadra più forte del girone, prima in classifica, gli mancavano dei giocatori importanti, è vero, però siamo stati bravi nel reggere botta, nel soffrire, perché abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, e nel reagire nonostante abbiano fatto un gol. Siamo stati bravi nel reagire tutto, è un segnale molto importante, e adesso ci buttiamo contro la Reggiana perché la partita è decisiva. Senti, cambierai ruolo o torni a fare il difensore? No, guarda, io questo qui l'ho fatto 2 anni nelle giovanili della Roma, pensate, giocava De Rossi al posto mio, quindi non giocava Daniele, comunque sì, va bene. Io cerco di adattarmi, cerco di essere a disposizione, quindi in questo momento chiunque venga chiamato in qualsiasi ruolo debba giocare, non si deve mettere per la causa dei colori rosso e blu. A un certo punto sembra il campionato fosse finito dopo il gol. La vecchia Samba avrebbe mollato. Ma noi eravamo convinti che potevamo far bene, nonostante tutto siamo andati in svantaggio, ci siamo messi lì, loro hanno abbassato un po' il baricentro e noi abbiamo cercato di reagire, siamo stati fortunati perché Fabrizio è entrato, ha fatto un grandissimo gol, quindi va bene così e ripartiamo da questo punto importante. Domenica contro la Reggiana, il mister ha chiamato a rapporto tutti i tifosi, però ci vorrà anche molto di vostro. Sì, noi dobbiamo continuare su questa determinazione, su questa concentrazione, su questa voglia di ottenere risultati e ottenere punti contro tutte le formazioni, perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti quanti, quindi cominciamo già a preparare la partita di domenica. C'è un punto da difendere contro il Legnano, ci vorrà un'ultima prestazione, ma guardare anche cosa fanno le altre. All'ultima giornata qualche risultato strano ci può stare. Ma è normale che tutto può succedere nelle ultime giornate, però noi dobbiamo pensare di fare la nostra partita, dobbiamo crederci, perché siamo il Legnano domenica va a Ravenna, quindi anche loro hanno una partita molto difficile, noi però giochiamo in casa e dobbiamo cercare di vincere. Grazie.